Siamo qui per difendere il diritto al lavoro di 20 lavoratori che hanno avuto un contratto interinale su un servizio che sta nel ciclo produttivo dell'azienda AMAG, che vive di monopolio all'interno del comune di Alessandria, e a scadenza del loro contratto l'azienda, anziché assumerli come dovrebbe essere una normale democrazia del lavoro, ha deciso di esternalizzare a tre cooperative questo servizio, invitando i lavoratori, a chi ne avesse voglia, ma non obbligando ad assumerli, a chi ne avesse voglia, di rivolgersi alle cooperative e di farsi assumere. Non c'è nessuna trattativa, perché allora l'azienda si rifiuta di riuscirsi, il comune ci ha appena comunicato che si rifiuta, nonostante è l'azionista di maggioranza di questa società, con le cooperative, ha detto venite, vi convochiamo noi, ma vi ridurremo l'orario, vi ridurremo il salario e avrete tutta un'altra serie di diritti che verranno meno, perché il lavoro diventa sempre più precario e più parcellizzato in questo caso. Io confermo che i sette, che sono otto, poi tra parentesi sono i primi che a scadenza li hanno licenziati, poi ci sono i restanti che gli hanno prolungato l'attività lavorativa ancora di 2 mesi per far sì che affiancano le famose cooperative, per fargli vedere, insegnare ad altri che subentreranno a loro quello che è il servizio che devono fare. A scadenza dei 2 mesi che gli hanno dato di proroga saranno a loro volta anche loro in mezzo a una strada.